se siamo al castello di Avola. Tanto provo a fare il video con la videocamera. Io ho una spada, non sono lì. Dai, Ciccio, hai visto il fatto che avevo la strada? Ciccio prima è a destra. No, apro. Adesso scruscio. Era la colonna. Io ho fatto meglio la mia. Questa era una stalla. Mi stai fermando a destra, non mi fa così. Sì, ma magari. E ci vedi che è diverso da ciò su quando stavo vicino. Lo so, questo è molto più grande. A me non mi piace sto. Ci vediamo qua. Ma. Ragazzi, ma cos'è questo? Ragazzi, guardate che strano il tetto. È a volta a crociera. Qua c'è la porta aperta. Si vede niente purtroppo. Ragazzi, guardate sopra, c'è un simbolo. Picciotti che fuori. Picciotti mi sta disegnando male. Picciotti mi sta disegnando male. A sto ricci cacca in testa invece. Guardate là, c'è un simbolo.
adesso hanno sentito qualcuno che si è messo a correre di qua. Vi giuro. Come? Chi c'è a sinistra? No, ragazzi. Chi c'è a sinistra? È un bagno. Un baule. Ma qua c'è lavoro. Un vetrino di un Nokia. Ciccio, quasi qua. Mamma mia, per favore. Simone. Questo è uno studio. Immagino che qua ci abitavano persone belle in sto... Questo sembra uno studio completo. Okay. Ci sono due scarpe qua. Mi sembrava un cane quel robo lì. Stanze murate. Entriamo prima lì. Occhio a destra. Entriamo prima lì. Ciccio, prima. Sono stanze piccolissime. Allora c'era appeso il lampadario. Scala. Qua c'è il tetto caduto, simile al come. Ragazzi, là c'è una porta che porta sopra. Io lo sapevo che mi dovevo mettere qua. Cioè, ragazzi. Qua i tetti tengono per miracolo. Sì. Oh. Figata. Chissà da quanti anni è che questo castello è fuori uso. Ah. Sì, lo so, l'avevo visto prima, portava al bagno. Questa scala non mi sembra molto... Cioè, piena di detriti. Filo spinato. È spaccato, oh. Ciccio, venite a salire, muoviamoci. Il tetto... Ragazzi, qua tiene per miracolo. Buttano. Ma non hanno andarsene queste robe qua. I piccioni. Ragazzi, qua il pavimento balla troppo.
prima o poi cade. C'era un po' panorama. Qua i bimbi minchia ci hanno scherzato pure con scritte e là c'è anche un pentacolo. Dopo ci facciamo una foto qui. Sì, perché si sale ancora. Abbiamo sentito qualcuno cantare e siamo sicuri che non erano gli uccelli. Possiamo prendere un attimo. Ci sarà qualche altra scala interna? Qua si andava al piano di sopra. Qua c'è un'altra scala. Sì, sì, ci sono altre stanze. Ma magari per andare avanti a me? Questa era una cucina. Sì, qua c'è uno stato, no? No. Guardate i lavandini. La pappa era fatta in legno. No, vabbè, qua non c'è niente. C'è però una stanza. Vabbè, immagino sia una finestra, un balcone. Cosa? Che qua è esterno. Vabbè. C'è un tavolo. Qua non ci possiamo entrare. Vabbè, non c'è niente. Ci sono qua. Cose, materassi. Sopra. Tutto pieno di vegetazione. No, qua ci sarà costanza, qualcosa. Di là non c'era niente. Adesso riesci a trovare qualcos'altro. Dobbiamo trovare un modo per arrivare lassù. Sì. Ha fatto il tappisco vecchio. Ma credo io se fosse un lume di League of Legends. Ehi, sono affamato con la fresciamissima. Ed è questo secondo te il sotterraneo? Ma un guarda, dammi un esercizio. Una volta si sa. Ma un ego. Ah, guarda, così è morto. Ma ci vuoi sentire che mi sa piglia? Ma credo. E comunque cosa? C'è un tunnel che continua da qualche parte, però no, non lo possiamo raggiungere. Sì, ci possiamo entrare. No, non ci possiamo entrare, vedi che è tutto bloccato. Spostiamo le pietre. Spostiamo le pietre. No. Cosa? Ragazzi, qualcuno ha battuto qualcosa, non voglio sapere cos'era. Dove? Quante? Perché? Dobbiamo trovare. Cos'è? Si è mossa la gamba. Ho sentito pure il rumore. Io ripeto, ragazzi, il tetto per arrivare là sopra è crollato. Dobbiamo là appunto dove abbiamo visto, cioè dove siamo saliti le scale con le rotte. E là.
Avola, ma soprattutto gli avalesi hanno sempre visto la villa da lontano con un pizzico di curiosità. Fondamentalmente non è mai importato niente a nessuno di quella struttura che oggi giace lì in totale abbandono. Leggende metropolitane raccontano che la villa è stata attivata tempo fa e probabilmente lo è tuttora. Ora è una residenza di spiriti pronti a impaurire anche i più impavidi pur di difendere la loro proprietà. Adiacente all'ospedale di Maria di Avola, la villa di chiusa di Carlo di recente fu scenario di ostile ospitalità per braccianti clandestini provenienti da paesi dell'est, vittime di un caporalato. Fu costruita nel lontano 1900 e fu posseduta dal cavaliere Carlo Loreto, che passò a miglior vita nel 1940. Siamo oggi stati sul posto per mostrarvi da vicino lo stato in cui versa la struttura. Spero che il video, ragazzi, vi sia piaciuto e ci rivediamo con un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.